Allora, questo è un amo dell'Enz, è una specie di jig un po' più pronunciato e ha la paletta, cioè l'occhiello che non è in verticale ma è parallelo, cioè perpendicolare all'amo. Va bene anche un jig, non è... Le carpe nei canali, piuttosto che in alcuni laghetti, mangiano anche le lumachine, le chioccioline e quant'altro, se ci sono naturalmente. Però sai. Questa è una striscia di lattice. Gialla, verde, potete utilizzare il colore che vi piace in quel momento. Di solito il foam lo uso quello da 1 mm, però me lo sono dimenticato. E quindi utilizzo quello che ho. Quasi finita, come tutte le altre. Mauro Borselli appunto utilizza l'attac anche per fare la superficie. Lui usa solo attac. Questo serve più che altro solo ed esclusivamente per fare il guscio della chiocciola. Questo invece deve imitare la parte anteriore, cioè la parte la parte molle del corpo, no? E poi gli occhietti, che poi sono le antennine, quello che è. Utilizzo, non so se li avete mai usati, no? Sono quelli per i fiori finti. I pistilli per i pistilli. Ci metto il pezzettino di foam, ho fatto un rettangolino piccolo di foam. Un goccio di attacco all'interno, ci ho messo il pistillo una a destra e una a sinistra, vado a pinzare la punta, poi aspetto che mi si incollano le dita, normale per me.
taglio le eccedenze, porto in su le due antennine e il foam quando quasi. Il foam praticamente quando è in acqua porta in su la testina e praticamente la mosca lavora sempre in verticale.